Oh, finalmente ci siamo! 2 anni fa Ducati ad EICMA sorprese un po' tutti con due prototipi molto interessanti. Si trattavano della Scrambler Motard e della Scrambler Desert X. La Motard già dal nome potete capire come era fatta, ma la Desert X era una maxi enduro ispirata alle Kajiva Elephant motorizzate Ducati, appunto, che correvano nella Parigi-Dakar alla fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. A distanza di 2 anni, finalmente una delle due ha superato la fase prototipale e ovviamente ormai se ne parla ovunque e avete già capito di chi parlo, ma ovviamente della Ducati Desert X. Ieri infatti è stata presentata la versione definitiva di questa fantastica maxi enduro, ma ne parliamo nel dettaglio dopo la sigla. Mi sono sempre chiesto, ma sarebbe interessante se Ducati producesse una moto strettamente da off-road col cerchio da 21 all'anteriore? E fortunatamente questo mio desiderio si è avverato, come dicevo prima, ad EICMA 2019. La Desert X aveva tutte le carte in regola per diventare una moto desiderata a tutti gli appassionati dell'adventuring. Nonostante l'estetica rimasta invariata in questi 2 anni, sotto il vestito è cambiata completamente. Inizialmente era basata sulla meccanica della Ducati Scrambler Desert Slid, ma con motore 1100 raffreddato ad aria. Anche il forcellone era il classico delle moto della Land of Joy, quindi con quella forma a banana rovesciata. Oggi invece è spinto dall'ormai collaudatissimo 937 testa stretta 11 gradi nella versione Euro 5 e giunto alla sua ultima evoluzione. Montato anche sulle multistrada V2, sulla Supersport, sull'Hypermotard,
Bastard e sulla nuova Monster. È capace di 110 cavalli a 9500 giri, mentre la coppia è di 92 Nm. E per i neopatentati è disponibile anche in versione depotenziata da 48 cavalli. Ovviamente, avendo cambiato il motore, anche telaio e forcellone sono cambiati rispetto al prototipo, che in questo caso è di origine multistrada, ma è stato rinforzato in corrispondenza degli attacchi motore per garantire un uso più intensivo, ovviamente essendo una moto da fuoristrada, in fuoristrada appunto, che a mio avviso rispetto al prototipo la rendono anche più bella, perché sembra più corta e più alta nella parte posteriore. Rispetto al multistrada anche il cambio è stato modificato, troviamo la prima e la seconda marcia più corte per oltrepassare nel miglior dei modi i passaggi più ostici in fuoristrada, mentre la sesta marcia è più lunga per affrontare al meglio i vari trasferimenti autostradali. Come già detto in precedenza, questa Ducati Desert X monta cerchioni tubeless con raggi tangenziali da 21 pollici all'anteriore e da 18 al posteriore. I raggi sono più spessi rispetto ai fratelli, così diciamo, da 19 pollici della Ducati Multistrada V2, ma nonostante i grandi mozzi delle ruote risultano più leggeri rispetto alla versione stradale. Anche in questo modo il peso a secco si ferma a 202 kg, mentre in ordine di marcia con il pieno di carburante si attesta attorno ai 223 kg. Un'altra modifica apportata per mantenere il più basso possibile il peso è stato al motore, che come già detto è giunto alla sua ultima evoluzione e grazie a varie modifiche come al cambio, al carter frizione, alla frizione stessa, all'albero, pistoni e tutto il resto, è stato possibile guadagnare 1,7 kg rispetto alla versione precedente. Anche ciclisticamente si parla di una rivoluzione in casa Ducati, infatti troviamo il reparto sospensioni che è stato curato completamente da Kayaba, azienda che conosciamo tutti per quanto riguarda l'off-road e di ottima qualità. All'anteriore troviamo una forcella a steli rovesciati da 46 mm con escursione massima di 230 mm. Mentre al posteriore troviamo un monoammortizzatore sempre Kayaba con escursione di 220 mm. Entrambe le sospensioni sono completamente regolabili sia in estensione che in compressione. E sul monoammortizzatore troviamo anche il classico pomello per regolare il precarico del monoammortizzatore. La luce a terra si ferma invece ad un ottimo 250 mm, permettendo di sorpassare, scavalcare nel miglior dei modi qualsiasi tipo di ostacolo in off-road. La sella però ovviamente risulta molto alta, in questo caso è di 875 mm, ma è disponibile sia una sella rally dritta, proprio quasi specialistica, più alta, oppure delle selle più basse o addirittura anche il kit per abbassare completamente le sospensioni della moto. Però bisognerebbe anche vedere quanto è larga questa sella, perché come sappiamo tutti non è importante l'altezza, ma è più importante la larghezza, come per esempio sulle moto da enduro che solitamente sono sui 90 cm, ma essendo molto strette ti permette di toccare molto bene anche se non sei 1,80 m per esempio. Rimanendo sempre sulla ciclistica, nonostante l'indole da moto da fuoristrada, all'anteriore troviamo due pinze Brembo M50 che frenano due grandi dischi da 320 mm. La pompa freno è una classica pompa assiale, mentre a posteriore troviamo il classico monodisco da 265 mm, sempre Brembo. È stata scelta questa pompa perché offre un'ottima modulabilità in off-road e frena molto bene anche su asfalto. Ducati ha ampiamente testato in fuoristrada questa Desert X. Il serbatoio sembra molto stretto, come dicevo prima, quindi potrebbe essere un'ottima cosa per anche i più bassi, e la triangolazione è ottimizzata per garantire un ottimo comfort sia da seduto e sia da in piedi. Concentriamoci a questo punto al serbatoio, che è raccordato in maniera perfetta con il cupolino che racchiude i due fari con luce DLR e doppio LED anabagliante e abbagliante, che illuminano in modo incredibile in qualsiasi occasione. Il serbatoio è capace di 21 litri, quindi un bel serbatoio che può offrire una buona autonomia, e si estende molto in basso, offrendo così un bilanciamento dei pesi ottimale. Ma la cosa più incredibile, più figa che non si è mai vista su delle moto di serie,
è che come optional è disponibile anche un serbatoio aggiuntivo posteriore da 8 litri con pompa separata. Questo serbatoio entra in funzione quando il serbatoio principale anteriore raggiunge un certo livello di carburante e il pilota tramite il menu può trasferire attraverso la pompa aggiuntiva il carburante dal serbatoio posteriore a quello anteriore. Questa soluzione ricorda moltissimo le moto da Cariane o da Rally che ovviamente adottano questa soluzione per garantire grande autonomia durante le prove speciali e ovviamente migliora anche quello che è il design della moto, così non abbiamo il classico serbatoione enorme da 30 litri come tipo sui DS o sulla Multistrada Enduro 1260, ma anche il design di questo serbatoio da 21 litri non è dato al caso. Come su tutte le ultime Ducati, anche qui si è fatto un grandissimo lavoro di studio per quanto riguarda i flussi aerodinamici. La grande feritoia laterale convoglia l'aria fresca al pilota che siede sulla moto, mentre spara in basso l'aria calda generata dal radiatore. Anche sull'elettronica ci sono parecchie novità, come per esempio le 6 mappe. Abbiamo Sport, Touring, Urban, Wet, Enduro e Rally. Ciascuna delle mappe interviene sul controllo di trazione, sull'ABS cornering e sul sistema di antimpennata. Tutto questo può essere combinato con tre livelli di potenza, 110, 95 e 75, e anche sull'erogazione del motore in 4 stadi. I sistemi di assistenza alla guida, come l'ABS cornering, sviluppato insieme a Bosch, è settabile in 3 differenti livelli. Il livello 3 è destinato all'uso stradale, mentre nel livello 2 consente al posteriore bloccaggi parziali. Il livello 3 invece è destinato all'uso fuoristradistico, infatti al posteriore è disabilitato ed è abilitato solamente all'anteriore. Invece per quanto riguarda le mappe Enduro e Rally, l'ABS può essere completamente disattivato. La Ducati Desert X è dotata di un display TFT a colori da 5 pollici in disposizione verticale per garantire la miglior visibilità delle informazioni anche in piedi. Questo display può essere connesso con lo smartphone per attivare la navigazione turn by turn ed inoltre offre anche la possibilità di selezionare 2 differenti modalità di visualizzazione. Abbiamo quella standard stradale che mostra tutte le info necessarie per l'uso su strada come contagiri, velocità, marce eccetera eccetera. E poi abbiamo la modalità rally che invece mostra in primo piano l'autonomia e il trip master come si usa sulle moto da rally. Troviamo inoltre di serie il quick shift up and down e il cruise control. La sella e le pedane sono facilmente smontabili e addirittura togliendo il sellino del passeggero si può ricavare un praticissimo porta oggetti. Questa è una soluzione molto intelligente, brava Ducati. Poi ovviamente abbiamo le pedane dentate per l'uso in fuoristrada, la protezione in plastica di serie del radiatore e un piccolo paracoppa in alluminio. Ovviamente come extra sono disponibili un paracoppa più spesso, più resistente, le barre paramotore laterali, la griglia pararadiatore maggiorata, la griglia parafaro, un set di borse in alluminio, ci sono un casino di accessori che permettono di personalizzare al meglio la propria moto. Quindi possiamo dire, secondo me, che questa moto si posiziona tra l'Africa Twin 1100 e la KTM 890 Super Adventure R. Un mercato, quello delle maxi enduro, in forte espansione. Basta guardare la Touareg, anche se è un po' più piccola, è una categoria differente, o la futura MV, l'Hack Explorer Project, le cinesi che stanno andando alla grande, come la Benelli TRK 800, la CF Moto MT 800, Husqvarna Nord 901, che è quella presentata da pochissimo. Ce ne sono tantissime che renderanno questo futuro 2022 un anno molto interessante per quanto riguarda l'adventuring. Ma Ducati questa volta ha fatto il colpaccio e ha alzato di parecchio l'asticella sia per quanto riguarda il design sia per i contenuti tecnici. Come per esempio menzionavo prima l'MV Agusta, secondo me come design, dato che si ispirano alla stessa moto che è la KGV Elephant degli anni 90, come design
non c'è partita. È bella anche la MV, per carità, ma qui è stato studiato un design molto semplice, senza particolari grafiche, disegni, nervature che rendono un pesante una moto, e nel complesso ricorda parecchio, ma veramente parecchio, anche per i fari e per tutto il resto, alle Kajiva Elephant. Anche il motore ormai è una garanzia incredibile, con i tagliandi ogni 15.000, il Desmo Service a 30.000, ma il 937 secondo me è uno dei motori più riusciti di Ducati. Come sapete, ovviamente è da un po' che sto cercando una moto leggera per fare off-road, ma dopo aver visto questo modello le mie idee iniziano a vacillare un po', anche perché resistere a un fascino così è difficilissimo. Ma chi sa l'anno prossimo come andrà, quale sarà la fortunata a finire nel mio garage. Bene, con questo è tutto, scrivetemi qui nei commenti cosa pensate di questa ultima creazione della casa di Borgo Panigale. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un like, commentate, iscrivetevi al canale, attivare la campanella per restare sempre aggiornati con l'uscita dei miei video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!